Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it. Oggi facciamo il focus sul comparto fotografico di HTC One M8, il nuovo top di gamma di casa HTC, che ha dalla sua una cosa molto interessante, ovvero questa fotocamera duo. Sono due sensori, questo ultrapixel, ovvero 4 megapixel, e questo è un sensore di profondità da 2 megapixel, ma tranquilli, questo non scatta alcuna foto. La fotocamera si avvia ovviamente premendo il relativo tasto, accessibile anche a blocco da lock screen facendo così, oppure un sistema abbastanza intelligente e tenendo, vi faccio vedere, tenendo premuto il tasto volume, ruotando poi il telefono così e poi così. Funziona sempre, non sbaglia mai un colpo, devo dire che è molto molto intelligente e anche abbastanza intuitivo. All'inizio potrà sembrare un po' scomodo, ma nella realtà non lo è. L'interfaccia di scatto è stata molto pulita anche rispetto al passato. Avviciniamo qua un androidino giusto per. Abbiamo qua su il solo tasto per cambiare l'impostazione del flash. Qua per accedere alla fotocamera, alle foto scattate, qui per scattare, questi tre piccoli pallini ci fanno riapparire i tasti a schermo di sistema. E un tasto molto importante è questo, che ci fa scegliere fra queste sei modalità. Queste sei modalità che però diciamo non prescindono dal poter cambiare le impostazioni da qui. Qui per esempio abbiamo queste regolazioni che sono quella della ISO massima automatica. Questa è un'altra cosa molto furba, non si imposta l'ISO in modo fisso, ma si imposta l'ISO massima. Quindi se per esempio metto ISO 400, 800 non verrà a 800, ma verrà al massimo a 800. Abbiamo la regolazione della luminosità in modo manuale, vedete, la regolazione del bianco, degli effetti da applicare in tempo reale, che sono praticamente gli stessi già visti sui precedenti HTC. Andando qua abbiamo ancora altre impostazioni. Intanto la fotocamera è in 16 noni, eccola qua, quindi scatta 4 megapixel in 16 noni, quindi è realmente una 4 megapixel. Impostazione della griglia che io ho attivato, scegliere se salvare sull'SD o sulla memoria del telefono. Cattura con sorriso, tocco per scattare, quindi invece di mettere a fuoco toccando, scattare toccando, e possibilità di scegliere cosa far fare al tasto volume, se per esempio fargli fare lo zoom oppure scattare, quindi usare i tasti del volume come tasto per scattare la foto e non essendo presente un tasto fisico qui di lato. Livello di ritocco, vabbè, questa è un'impostazione ancora aggiuntiva. Andando in auto ci sono dei vari settings, delle specie di profili, che sono questi qua. Modalità notturna, l'HDR, questa è la foto panoramica, la foto per la mano mossa, il ritratto, il panorama. Questo dovrebbe essere un panorama contro luce. Questo sarà un priorità con i tempi, non mi ricordo, è una macro. Molto simpatico, comunque vi faccio vedere in modalità M, che è ovviamente la modalità manuale, dove posso decidere tutto manualmente. Qui abbiamo il bilanciamento del bianco, quindi posso scegliere la temperatura del colore della foto, abbiamo la luminosità, le ISO, abbiamo poi la velocità e infine dove vogliamo mettere a fuoco, quindi addirittura il fuoco manuale. Possiamo scegliere, vedete, tutti i valori singolarmente. Non so cosa. Ok, sì. La luminosità va di pari passo con le ISO, possiamo scegliere solo una delle due. Questo è veramente molto molto intelligente, assomiglia molto anche all'interfaccia di Nokia. Se scegliamo una di queste impostazioni, la fotocamera duo non avrà effetto, quindi la seconda fotocamera non entrerà in azione. Dalle sei modalità, allora inizio a spiegarvi quella standard, quella fotocamera, che poi è anche quella che scatta in modalità duo. Se scegliamo una qualsiasi delle altre modalità, non scatterà in questa impostazione. Adesso io inclino. Scatto in questa direzione che è un bel controluce, quindi verrà un po' così così e scatto. Lo scatto è molto rapido, anche la messa a fuoco è molto rapida. Qui non è venuta benissimo la foto, ma è un pochino quello che ci si può aspettare da uno scatto completamente controluce su un tavolo bianco. Voglio mostrarvi cosa può fare la fotocamera duo. Allora, se vado su modifica, ecco qua. Posso mettere a fuoco il soggetto in primo piano, eccolo qua. Vediamo se riuscite a notare la differenza. Lo rifaccio, eh. Eccolo qua. Le foto acquistano tantissima profondità e diventano veramente molto molto più belle. In questo caso, in cui lo sfondo è abbastanza neutro, abbastanza vuoto, non fa molta differenza, ma in uno scenario un pochino più caotico la fa tantissimo.
Abbiamo poi questo effetto primo piano che permette di applicare un effetto a ciò che non è in primo piano. Quindi, per esempio, questo effetto schizzo, questo effetto sfocatura, effetto cartone o effetto colorizza, che in pratica fa diventare tutto il resto in bianco e nero. Questo è forse il più carino fra tutti. Abbiamo poi degli effetti stagioni che non fanno altro che aggiungere delle animazioni di oggetti come neve, foglie, fiori. E lo fa in prospettiva rispetto a come è fatta l'immagine. Possiamo poi salvarlo e scegliere se salvarlo come foto o come video. Cosa cambia? Cambia ovviamente cosa poi vogliamo condividere, se lo vogliamo condividere, e poi cambia anche il risultato del riassunto degli eventi che poi andremo a vedere. In più abbiamo un effetto 3D che, come vedete, è un po' falso. La realtà è che se i due sensori fossero stati uguali, questa sarebbe stata a tutti gli effetti una vera fotocamera 3D, perché è quello che è in realtà. Cosa fa questo sensore? Guarda lo spostamento dell'immagine rispetto a questo sensore, quindi se l'oggetto è vicinissimo lo spostamento sarà enorme, più l'oggetto è lontano lo spostamento sarà minore e calcola quindi la distanza. Se fossero stati uguali sarebbe stato capace in questo smartphone di realizzare foto e video in 3D. Non che in realtà importi a moltissimi, infatti gli smartphone 3D sono stati praticamente abbandonati, però avete visto che poi c'è un effetto software che ricrea questa cosa del 3D in qualche modo. Possiamo applicare degli adesivi, non è strettamente legato al fatto che sia una fotocamera duo, vediamo se mi riesce di mettere gli occhiali da sole a questo Android Ninja. Però in teoria almeno la proporzione dovrebbe essere rispettata, ma poi non lo è. Possiamo più che altro scegliere di portare in primo o in secondo piano tutti i vari oggetti, e questo è lo scopo. In più abbiamo un copia e incolla in cui posso, per esempio, ho scelto quell'androide lì in primo piano, poi vado in questo tavolo di questo ristorante. No, dovevo scegliere un volto. Vabbè, in pratica mi permette di scegliere un volto e incollarlo nella foto attuale, oppure se c'era un volto qui, selezionare il volto e incollarlo in un'altra foto. Abbiamo poi, vabbè, dei filtri, abbiamo delle cornici e degli strumenti che ci permettono di effettare la foto. Se torno un attimo indietro, eccolo qua, abbiamo la possibilità di salvarlo nei preferiti. Vado indietro, torno nella fotocamera, che tra l'altro vedete può essere usata indipendentemente in qualsiasi verso, non fa differenza, ma questo lo fanno praticamente tutti. Vado avanti. Modalità video, indovinate un po', fa video. Fatto sta che in modalità fotocamera, se tengo premuto, fa tantissimi scatti, vedete, e in automatico mi propone di salvare lo scatto migliore e decide lui qual è lo scatto migliore. In video invece, ovviamente, premendo lì faccio video. Abbiamo una via di mezzo che è la fotocamera Zoe, che è quello che c'era anche sul precedente HTC One M7. Qualcosa è cambiato, tantissimo è cambiato. Prima se premevo Zoe faceva in automatico una serie di foto e un piccolo video di 3 secondi. Adesso se io premo semplicemente il tasto Zoe una volta, fa una foto e fine. Come si fa a fare un video Zoe? Si tiene premuto. Per quanto va tenuto premuto? Per meno di 3 secondi. Se tengo premuto per meno di 3 secondi, quindi qualcosa come questo, fa foto e video Zoe della durata di cui avete tenuto premuto il pulsante. Se tengo premuto più a lungo di 3 secondi, eccolo qua, viene scritto bloccato e lui continua a registrare e fa un vero e proprio video. La cosa di per sé è abbastanza intelligente, ma sono un po' perplesso perché la funzione Zoe adesso esclude la funzione Duo, con Zoe non possiamo far funzionare il Duo, e viceversa. Secondo me HTC si è un po' pestata i piedi da sola perché ha introdotto una nuova funzione penalizzando l'altra, che era il punto di forza del precedente modello. Dovrete sempre scegliere o la possibilità di effettuare sfocature o la possibilità di effettuare Zoe. Io sono un po' perplesso da questo. Autoritratto attiva la fotocamera frontale, doppia fotocamera fa ovviamente quello che vi immaginate, fa la foto nella foto e infine il panorama 3D. Per effettuare panorami a 360 gradi, guardate un po' l'effetto. E adesso non lo fa. Ah no, no, non ho aspettato abbastanza. Ok. Funziona molto bene. Ho fatto degli scatti a 360 gradi che sono praticamente i migliori che abbia mai fatto con uno smartphone. Quindi quella è una funzione che funziona in assoluto molto molto bene. Parte fotografica, andiamo quindi a vedere la galleria. C'è tanto da dire anche qui. Intanto è fenomenale il fatto
che si divida in eventi, esattamente come prima. Questa cosa io la trovo veramente ottima. Se ci premo sopra, posso ovviamente riguardare le foto. Questi sono scatti multipli, questa è una foto a 360 gradi, scatti multipli con video di Zoe. Se premo qua sopra, creo un video di oggi. Allora, intanto posso scegliere, no, non volevo condividere. Posso scegliere quali contenuti condividere, quindi magari posso levare questo, posso tirare dentro questo e questo. Ok, e farlo partire con la musica. Cos'altro posso fare? Posso cambiare il tema. Posso quindi scegliere un altro tema. Posso effettuare un remix, quindi in pratica vado a fare una specie di shuffle e cambio i contenuti mantenendo lo stesso tema e la stessa musica, oppure possiamo andare su impostazioni musica, e selezionare dalla propria libreria, quindi posso fare per esempio questa. E posso tra l'altro, vedete, anche tagliarla e scegliere quanto far durare il video riassunto. Basta perché sennò poi Google mi uccide il video. Questa è una funzione abbastanza interessante, la galleria rimane secondo me sempre ottima, possiamo scegliere e dividere fra eventi, giorno, mese o anno, qui ovviamente sono divisi in singoli eventi, quindi più eventi anche durante lo stesso giorno, divisione in album, ecco qua, divisione in base alla posizione, in questo caso tutti a Firenze, ma se poi lo vado a spalmare sul planisfero posso zoomare per avere informazioni più precise in base a quale parte di Firenze. Vediamo se ci riesco. Ancora no, devo zoomare ancora, ecco qua. Continuo a zoomare, vedete, e me le divide nelle zone di Firenze. Più zoomo, più preciso è. Per concludere, HTC Zoe, ovvero l'applicazione che al momento non fa assolutamente niente, ci dice di controllare per aggiornamenti. La prima volta c'era un aggiornamento, ma non è servito a nulla. Fondamentalmente è il social network che ricorda un po' Instagram di tutti i vari Zoe, sarà disponibile anche per smartphone non HTC, che permetterà tra l'altro di effettuare degli Zoe e di remixare i vari Zoe fra di noi. Quindi, per esempio, è possibile mixare il mio con quello di un amico e farne uno unico. Per il focus fotografico di HTC One M8 è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.